Ciao a tutti amici di Oltre lo Sguardo, benvenuti per questo nuovo appuntamento. Oggi vi voglio parlare di una cosa molto bella, molto, non è una cosa bella, è una cosa utile soprattutto perché fa parte della rubrica l'informazione dei viaggiatori. E non è una rubrica dedicata per chi viaggia, informa, anche perché non sono un'agenzia di viaggio, è un canale dedicato alla fotografia e al video, e quindi tutte queste informazioni sui viaggiatori e appunto consigli sui viaggi, ma inerenti sempre alla fotografia e al video, quindi niente di nuovo, niente di diverso di tutto quello che è tratto in questo canale, ma sempre dopo la sigla. A tra poco. Ok, come ho detto già all'inizio di questo video, oggi è il video, il primo di una lunga serie dedicato a questa rubrica che sto dedicando l'informazione dei viaggiatori, che non è appunto, ripeto, una informazione dei viaggiatori quella che si pensa quando si dice questa parola, in realtà che non sono un'agenzia di viaggi, è un canale dedicato alla fotografia e il video, ma l'informazione dei viaggiatori inerente alla fotografia e al video per chi viaggia, dando dei consigli. Ma prima di iniziare, come sempre vi ricordo, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e soprattutto tantissimi video in arrivo, quindi attivatela sta campanellina e soprattutto condividete il più possibile questo canale, iscrivetevi perché stiamo andando alla grande, vorrei andare ancora di più, quindi e ancora più iscritti sempre di più, quindi partiamo. Allora, quando si viaggia si tende chiaramente, per chi non è esperto chiaramente, a volersi portare delle roba dietro. E chiaramente, giustamente, anch'io quando viaggio mi porto la macchinetta, mi porto il gimbal, mi porto lo stabilizzatore, mi porto quello, mi porto quell'altro. Però purtroppo quando facciamo i viaggi dobbiamo un attimino fare dei compromessi con noi, nel senso che cosa ci serve, cosa portiamo, cosa utilizziamo, perché questo? Perché capita che noi facciamo dei viaggi, ci buttiamo la roba che magari neanche usiamo. È capitato a me e capita un po' a tutti. E io il consiglio che vi do è di non portare roba di più di quella che utilizziamo o che possiamo pensiamo di dover utilizzare. No. Pensiamo, cosa facciamo se portiamo questa cosa? Cosa possiamo fare se portiamo questa cosa? Nei miei ultimi viaggi o spostamenti, diciamo, che durati più di un giorno, mi sono sempre portato la macchinetta, che è fondamentale per me, non posso spostarmi senza macchinetta. Il mio iPhone 13 Pro, che oltretutto lo porto in tasca perché comunque è il mio telefono, il mio smartphone, diciamo, che porto sempre con me. Oltretutto, oltre a quello, però, è il top nelle riprese video. E questo ve ne ho parlato già in altri video, ma questa è un'altra storia, un altro discorso. Ci permette di fare delle ottime riprese da montare e post produrre tranquillamente in qualsiasi programma e niente, ci facciamo anche qualche risata, perché non è che siamo seri, almeno facciamo qualche risata. E niente, questo è questo che mi porto. Poi, oltre negli ultimi, diciamo, negli ultimi due viaggi, mi sono anche portato appresso con me un gimbal, che oltretutto uso col mio iPhone 13 Pro per le riprese, anzi per le riprese e basta. Però è molto comodo, anche perché è compatto, è piccolino, si chiude. Però non mi sono portata altra roba di più, perché non serve portare roba di più. Ho fatto dei viaggi precedenti, prima della pandemia, dove io avevo il vizio di portarmi appresso molta roba. Cioè mi portavo la macchinetta, il gimbal, il telecomandino wireless, quello che uso sempre nelle mie live, nei miei video di YouTube, che mi sono
fumato qualcosa stamattina, non so cosa, ma niente, portavo molta roba e di quella che portavo utilizzavo sempre quelle tre cose, le solite tre. Ok, io ho deciso di cambiare in questo senso, di non portarmi molta roba. Non ha senso portarsi molta roba, è normale. Se faccio un viaggio che dura molto e so che magari mi serve, magari nei giorni mi serve un po' di roba, ok, è normale che ti fai un bello zaino, ti dedichi a quello e ti porti tutto ciò che ti serve. Però questo non significa che se fai tre giorni a una parte devi portarti l'impossibile, no. Ti porti quello che ti serve per portarti a casa degli ottimi ricordi, degli ottimi video, le ottime foto, e senza portarti molta roba. Sì, a volte ti trovi in certe circostanze che diciamo mi manca quello, porca la miseria, come faccio? Ma trovi sempre la... Io ho sempre trovato l'alternativa, nel senso, vi faccio un esempio pratico così capite meglio quello che sto dicendo. Allora, se si fa, a volte si va in posti dove la sera è molto bello fare le foto notturne. Per fare le foto notturne, voi sapete, o meglio, se non lo sapete, comunque uscirà un video più là dove vi spiego appunto come bisogna comportarsi in queste circostanze. E, fare le fotografie notturne serve il cavalletto, quindi la macchinetta e il cavalletto. E a volte anche un telecomandino, però per macchinetta fotografica. Ok, e io ce l'ho. C'ho tutto questo, ma portare appresso per un viaggio di tre giorni un cavalletto non è facile. È un po' pesantuccio, perché poi portarti in giro cavalletto, macchinetta, tutto, o se hai qualche parte dove tenerlo fermo, ok, ma se non ce l'hai questo posto è un poco particolare la cosa. Quindi quello che io è successo tempo fa, che stavo in un posto dove non avevo un cavalletto, e ma c'era una bella parte con delle luci particolari notturna che mi piaceva, mi attirava, ed ero fuori, dico, non ero dove sono sempre. E cosa ho fatto? Non l'ho fatta proprio? No, trovi delle alternative, trovi delle possibilità, trovi degli, come si dice, non so se riuscirò a dirlo perché mi imbroglio, degli escamotage. Ah, l'ho detto bene, ho detto bene. Niente, mi trovavo dove c'era, diciamo, dei recinti fatti di legno, un legno un po' più spesso, non c'avevo il cavalletto. Allora, che fai in quel momento? Pensi, cosa posso sostituire al cavalletto? Cosa posso fare? Ok, cavalletto è cavalletto, magari non è la stessa cosa, ma comunque sempre con la post-produzione risolvi i piccoli problemi, difetti che magari non hai avuto durante la fase di scatto. Così che ho fatto? Su questa ringhiera di legno più spessa ho appoggiato una macchinetta. Con una mano tenevo la corda ferma, chiaramente, perché sennò ogni movimento che facevo era il micro mosso dalla macchinetta. In qualche modo ho tenuto fermo la macchinetta in questa corda. Comunque lo spazio c'era e la macchinetta si manteneva bene, cioè stava bella piatta, cioè ferma, stava anche abbastanza dritta, se poco poi l'ho raddrizzata in post produzione, ma era abbastanza dritta già di suo, e la ringhiera comunque era piatta, quindi l'ho lasciata lì. Ho impostato quello che c'era impostato per la, c'era quello che c'era da impostare per la fotografia notturna, e ho aspettato, ed è uscito comunque quello che volevo, e ho fatto un'ottima fotografia notturna senza problemi. Allora, questo era un esempio, anche perché poi uscirà un video inerente alla fotografia notturna, ma questo era un esempio che io ho fatto. Ma per farvi capire che a volte non serve avere per forza quella cosa quando ci si... Vi faccio un altro esempio. Io spesso non mi porto tutti i filtri con me, e a volte ho bisogno del... Io spesso utilizzo il filtro polarizzatore. Se non sapete cos'è, uscirà anche di questo il video, ma c'è già altri video inerenti a questi sul canale YouTube. E il filtro polarizzatore ti permette di fare delle determinate cose con effetti più particolari, più marcati, ma di questo, ripeto, uscirà un video, ma c'è già un video, già che parlavo anche del polarizzatore.
E quindi questo video, come sempre, diventerà un po' più lungo, ma non sarà una chiacchierata che sto facendo con voi. Quindi, se avete tempo, vedetevelo fino alla fine perché è importante. Mettetevi comodi, perché è importante, secondo me, sapere come muoversi quando si viaggia. Quindi ecco perché sto facendo questa rubrica e ecco perché sto facendo anche questo video. Come stavo dicendo, molto spesso capita che io sono in alcuni posti e non mi trovo il polarizzatore, perché per motivi di spazio non me li sono portati, perché sì, sono piccoli, sono tanti, però cioè, occupano spazio, non è che perché poi lascia stare di per sé l'aggeggio, poi c'è anche l'occofanetto che occupa spazio, quindi a volte capita che non l'ho portato per motivi di spazio e mi serve. E che fai? Non fai la foto perché non hai il polarizzatore, lo fai e poi te la sistemi in post-produzione come potresti averla con il polarizzatore. Quindi si fanno dei compromessi e trovi sempre delle alternative. Questa è una cosa che ho imparato a mie spese, che anche quando stai in un luogo e non hai magari quella cosa, quell'aggeggio, quella cosa che ti serve, non significa che quella foto non la fai. O comunque rinunci, la fai lo stesso, ti fai un compromesso, ma comunque ottieni degli ottimi risultati. Quindi, tutto questo discorso per arrivare a una sola cosa: quando si viaggia, bisogna viaggiare comodi, al di là di quello che si fa. E questo non vale solo per i fotografi, per i videomaker, per tutti ciò che loro che fanno dei lavori che hanno bisogno di portarsi molta roba dietro, ma quello che io vi consiglio di stare attenti a cosa ci portiamo e di portarci quello che utilizziamo, di non portarci l'impossibile che poi non utilizziamo. Questo è un consiglio che vi do, che a spese mie ho imparato. Quindi, ciao a tutti, alla prossima, un altro sguardo.